Giovanni, io vorrei ringraziare Altra Agricoltura per l'opportunità che oggi ci sta concedendo. Io sono il segretario di Rifondazione Comunista e non ho avuto dubbi nel momento in cui è stato avanzato l'invito da parte di Altra Agricoltura ad essere qui presente, prendo atto che è presente anche tra le Valori e gli stessi verdi sono qui e non sono in altre piazze. Perché tra l'altro il gioco scorretto portato avanti anche su Facebook, sui giornali, è quello di dire che c'era un'altra iniziativa. Giovanna Marano non sarebbe mai potuta salire sul palco assieme a certi individui perché il loro programma e quello che hanno fatto nell'ultimo anno, ma non solo nell'ultimo anno, è incompatibile col programma politico di Giovanna Marano e di tutto il progetto Libera Sicilia. A me dispiace profondamente che Giovanna Marano non sia qui e non se la sia sentita di assumere una sfida, perché in questo caso bisognava parteggiare. Doveva, a Vittoria ci sono due punti di vista all'interno della sinistra. Il punto di vista che è rappresentato qui dentro, che è quello di Altra Agricoltura, che è quello di Rifondazione, che è quello di Italia dei Valori, che è quello dei Verdi. E c'è un altro modo di intendere la politica falsamente di sinistra. E la stessa di Giovanna Marano ha dei responsabili, questi responsabili hanno un nome ed un cognome, e questo noi lo dobbiamo dire, perché i signori Cilia, Bustile e Garofalo, quelli che noi abbiamo ribattezzato come i sinistro economico liberisti, hanno fatto di tutto per far saltare l'iniziativa di oggi, con i soliti giochetti politici dei veti personali che sono inaccettabili, o delle minacce politiche, o se lo facciamo come diciamo noi, oppure non se ne fa niente, perché noi siamo forti, perché noi siamo belli, perché noi siamo bravi. Bene, loro hanno trovato a Vittoria gente che è riuscita a dirgli no, è riuscita a fare delle battaglie politiche di rinnovamento, perché io ho 24 anni, faccio parte di un circolo che sta portando sempre gente nuova, ragazzi di 18, 19, 20, 21 anni, e questi loro se li sognano queste nuove leve all'interno della politica, perché sono poi sempre le stesse facce dal 95 anche prima che vanno girando, giusto? Una volta c'è Cilia, una volta c'è Muscilla e poi c'è Garofalo. Ma che ha una ricaduta su tutta l'economia. Se mai si parlava di turismo, sicuramente è inaccettabile poter pensare alle trivelle al largo delle nostre coste. Ora dico questo. Io ho iniziato a fare politica che si iniziava a parlare della privatizzazione dell'acqua, mi sono avvicinato alla politica per portare avanti una battaglia, perché credo che la battaglia per i servizi pubblici, per i beni comuni, sia una ragione di esistenza della mia politica, del mio modo di intendere la politica. E abbiamo iniziato nel 2005 a denunciare il tentativo di privatizzazione del servizio idrico, abbiamo continuato, poi si sono aggiunte altre persone, è saltata in provincia di Ragusa e poi finalmente si è arrivata a raccogliere le firme per il referendum, a fare il referendum e a vincere il referendum. E io mi sento soddisfatto di quello che ho fatto, ma soprattutto all'indomani di quel voto io voglio essere coerente con quanto sostenuto nel battaglia. Per me i servizi pubblici vanno garantiti in una maniera semplice e trasparente. La logica del privato è bello, non funziona nel sistema idrico, e l'abbiamo visto ad Agrigento e tutti i comuni in cui è stato privatizzato il servizio idrico, e non funziona nei rifiuti, perché l'abbiamo visto chi è il privato in provincia di Ragusa che gestisce i rifiuti. Il privato si chiama Genambiente e basta vedere le ultime notizie di cronaca giudiziaria su Genambiente, su Puzzo, su Buccia, che non portano niente al territorio, non portano una cosa differenziata, non portano un risparmio nella tasso. Eppure ci siamo dovuti sentire dire che noi siamo ideologici, che noi non abbiamo un progetto. Bene, noi il progetto ce l'abbiamo. Sul tema dei rifiuti è quello che sta portando avanti Giovanna Marano, e per cui io mi sento di appoggiare Giovanna Marano, è quello del rispetto del referendum. Dire che la raccolta dei rifiuti va fatta in maniera pubblica è un paletto programmatico che Giovanna Marano ha posto, e che non ha posto solo Giovanna Marano, l'ha posto anche Progetti, che sicuramente è molto più distante dalle nostre posizioni rispetto a quelle del progetto Libera Sicilia. Eppure a Vittoria l'altra sera abbiamo assistito al voto in Consiglio Comunale di questi signori, assieme al PPL, a Grande Sud, assieme al PD,
di dispersione dell'acqua. Ora, io ieri sera leggevo su Facebook che c'era una discussione in cui si parlava di dissesto del comune di Vittoria. Allora, il dissesto nessuno se lo augura, qua ci sono compagni di comiso che purtroppo conoscono cosa vuol dire il dissesto, l'aumento delle tasse, l'annientamento di qualsiasi tipo di servizio. Però il comune di Vittoria è sull'orlo del dissesto e sul tema dei rifiuti ci sono responsabilità del centrodestra e del centrosinistra che sono madornali, perché il centrodestra ha amministrato la Tambiente in maniera fallimentare e il centrosinistra, Vittoria dal 95 ad oggi, ha utilizzato l'AMI per interessi clientelari, vogliamo definire così? Sì, li definiamo così perché noi non abbiamo paura di dire queste cose. L'abbiamo detto quando era sindaco Aiello, quando è stato sindaco di così e continuiamo a dirlo ora. Eppure questa periferia va avanti, parlano di dissesto e si scaricano le colpe a vicenda. Lombardo, che è il consigliere comunale vicino ad Aiello, lo scarica le colpe su Nicosia. Nicosia dice che loro sono degli responsabili perché è colpa di Aiello. Bene, per noi siete responsabili di Aiello, perché se tra il 95 e il 2000 non sono stati versati 3 milioni e mezzo di contributi previdenziali ai lavoratori dell'AMI, qualcuno ne dovrà rispondere, sia in sede civile sia in sede penale. E per questo abbiamo avanzato una proposta. Avete deciso di smettere l'AMI? Benissimo. Nominiamo un magistrato, come commissario liquidatore, un magistrato, una figura terza, che potrà andare a vedere se nella gestione passata e presente ci sono state delle irregolarità e chi ha sbagliato dovrà pagare, perché non è corretto che questi 25 milioni di euro che hanno creato di debiti li dobbiamo andare a pagare noi con l'aumento delle tariffe e con l'annientamento dei servizi. E beh, su questo tutto tace, tutti sono in silenzio, non si può fare, non è impraticabile questa soluzione. Però noi continueremo a dirlo, lo faremo non solo ora prima della campagna elettorale, ma lo diremo soprattutto dopo, perché la nostra sede non chiude in chiusa delle elezioni, la nostra sede resta sempre aperta e ci sono sempre ragazzi, potete passare ogni giorno dalla nostra sede, ci sono sempre ragazzi nuovi. Un motivo ci sarà, forse perché di dentro si continua a fare politica in una maniera partecipata e davvero orizzontale, senza pretese di qualunque genere, e perché si ci crede in questa lotta, si crede nella sinistra, si crede che si può cambiare. Loro pensano che con questo giochetto che hanno fatto a questa elezione di aver provocato un danno a Tanuvalanin, ad altra agricoltura, alla rifondazione, a tutti i partiti della sinistra che sono stati esclusi dalla lista. Loro non hanno provocato un bel nulla, perché noi continuiamo a fare la battaglia e la nostra battaglia è andare a conquistare il comune di Vittoria. Il comune di Vittoria tra 6 mesi andrà alle elezioni, questo lo dobbiamo dire cari compagni, perché il sindaco Nicosia sta provando di tutto per scappare da questa città, perché con 25 milioni di euro solo nei rifiuti e di debiti la soluzione è quella della fuga, lasciare questa città come è avvenuto a Pozzato, che è un altro comune che sta per fallire, e come avverrà anche per Vittoria. Ma noi abbiamo il coraggio di dire che noi questo comune lo vogliamo andare a amministrare, e lo vogliamo andare a amministrare denunciando quelle che sono state le responsabilità politiche di Aiello, di Cosia e di Civia, perché questi tre giravolte e furie sono sempre da Riccio, perché dal 95 ad oggi giravolte e furie ci sono sempre qui. E non basta che a 3 mesi dalle elezioni si esca dalla maggioranza e si torni a fare i reggimenti, perché ci sono delle responsabilità politiche enormi e queste le dobbiamo sottolineare, perché in un anno il vice sindacatura prima di Caropoli e poi di Civia non sono riusciti a fare un 1% di raccolta differenziata, non diciamo grosse percentuali. Non hanno, però poi è stato presidente della Vittoria Mercatese giusto per 3-4-5 mesi. Non è riuscito a fare nulla, non è riuscito nemmeno a portare i pass al mercato per l'ingresso del mercato. Beh, se questa la vogliamo definire in qualche modo, la possiamo definire incapacità politica. E questi soggetti, qui sovviene il Renzi, sovviene la Renzi. Onore al merito, questo lo dobbiamo dire. Non aveva neanche la sede, mi schiaccio io pure a vedere. Vabbè, ci dispiace che non aveva nemmeno la poltrona. Questo lo dobbiamo dire. No, dico questo qui. Sovviene Renzi, che parla di diffamazione. Io sono agli antipodi rispetto a Renzi, però credo che anche a Vittoria ci sia un bisogno di cambiare le facce al governo,
insomma dire, 40 anni si dà la benedizione, però un passo indietro, lasciate spazio, spazzellate. Concludo dicendo questo qui, che io la settimana prossima andrò a votare, perché votare è un dovere per cui i nostri padri hanno combattuto, e anche i nostri nonni. Andare a votare è un dovere, ed è un dovere evitare le derive populistiche di Grillo e dei Forconi, che secondo me sono sullo stesso livello, e andare a votare un progetto politico. Per questa ragione io voterò il programma di Giovanna Marano e voterò Giovanna Marano, voterò la lista della sinistra, ma non esprimerò alcuna preferenza, perché i candidati che ci sono in quella lista non sono espressione del mio credo politico, perché a partire dal candidato di vittoria, che è Giuseppe Agostino, io, signore, mi sento anche moralmente superiore a Giuseppe Agostino per non aver fatto alcun accordo di governo con MPA. Io non ho mai stretto la mano a Riccardo Minardo, lui l'ha fatto, e nel 2008 è andato a governare con Riccardo Minardo. Questo lo dobbiamo dire, io mi sento superiore a Giuseppe Agostino, così come mi sento superiore al candidato di Pozzallo, che da un lato fa i comunicati di stampa, ma no, le trivelle non si possono fare, dall'altro sostengono il candidato sindaco che vuole fare la petroliera al largo delle coste di Pozzallo, distruggendo quella realtà. E il sindaco che viene a dire che cosa? Che porta posti di lavoro e che Vega A non ha rinvio a giudizio. Vega A fra qualche giorno verrà probabilmente chiusa per i problemi penali che ha. Quindi io invito l'Assemblea a valutare questo. Votare, andare a votare perché votare è un dovere, e votare i candidati che sono poi il programma di sinistra. Tutto qui, grazie.